Radio Number One. Benvenuti, bentrovati, bentornati più che altro dopo un po' di silenzio ad un altro dei video di Mr. Gadget, che è l'appuntamento di ogni fine settimana su Radio Number One. È anche una rubrica sul mensile Maxim e, come sapete, anche video a profusione invece sul canale che state seguendo in questo momento. Ancora una volta non riesco a salutare tutti quelli che me lo chiedono, perché staremo qua a fare un elenco di nomi un po' stucchevole per quelli che sono disinteressati, ma grazie insomma anche per gli apprezzamenti che spesso mi inviate. Allora, oggi ho da presentarvi un prodotto che avete visto in mille presentazioni, mille video probabilmente in giro per il mondo. I video di chi ha fatto insomma le recensioni fino adesso, secondo me, erano fatti da persone che il telefono non l'avevano usato, e ve lo dico subito: o persone così entusiaste dell'utilizzo di BlackBerry che insomma erano un po' annebbiate nel momento in cui avevano fatto una valutazione. Comincerò subito dalla fine. 699 euro, che è il prezzo annunciato per l'Italia per il nuovo BlackBerry Z10, è un prezzo assolutamente inaccettabile e soprattutto non giustificato dall'utilizzo del prodotto. Vi devo dire che per la prima volta, forse, in uno dei video che vedete di Mr. Gadget, vi posso dire che dopo 5 giorni utilizzando il BlackBerry Z10 vorrei il signor BlackBerry in persona che tornasse a ridarmi i soldi che ho speso, perché penso di averli veramente buttati via. Neanche il piacere di aver provato in anteprima un prodotto di così grande interesse, così grande attenzione, ripaga il fatto di avere proprio la sensazione di aver buttato via del denaro. Ma vediamo, insomma, la confezione è niente di che, non sto neanche ad aprirla, che c'è dentro scusate, un caricabatterie, un cavo dati e gli auricolari. Il telefono invece è questo. Si presenta molto bene, con un materiale gommoso sul retro, molto piacevole al tatto. Fotocamera a vista con il flash LED, ben protetta, perché passando il dito potete vedere che non è in superficie, quindi appoggiandola insomma il rischio di graffi è veramente limitato. Sulla parte superiore abbiamo la connessione per la cuffia, quindi il cavo da 3,5 mm, e poi il tasto di accensione, che però tutto sommato potreste anche non utilizzare mai. Poi vi mostro anche perché. Su questo lato, connessione HDMI, mini ovviamente, e poi micro USB. Sull'altro lato il tasto per avviare i comandi vocali e comunque per insomma usare le funzioni speciali, potete assegnare voi anche che cosa fare con questo tasto, e poi il volume rocker, che è tornato, volume rocker che vi serve tra l'altro anche per gli screenshot. Dovete schiacciare contemporaneamente il più e il meno per avere la foto dello schermo nel momento in cui lo state utilizzando. Parte inferiore, solo questa apertura per levare la copertura, lo facciamo poi tra poco. Parte frontale molto pulita, molto essenziale, con vedete una parte gommosa, questa è una gommosa, insomma parte materiale plastico, poi credo sia policarbonato, e lo schermo. Avete visto che lo schermo si è acceso praticamente muovendo le mie dita, rimostro, quando praticamente lo schermo è in stand by non serve utilizzare il pulsante d'accensione, voi muovete le dita e arriva immediatamente la lista delle vostre email, quello che si chiama il BlackBerry Hub. Allora, vi mostro anche un altro pezzo, lo chiudo un secondo, scusate i colpi di tosse, ma purtroppo oggi è così. Batteria che è rimovibile, BlackBerry l'ha sottolineato più volte, una micro SIM per l'utilizzo del telefono e poi lo slot per la SD. Io ho messo una classe 10 di SanDisk da 32 giga. Allora, perché questo telefono secondo me ha problemi? Adesso intanto vi faccio vedere un po' di cose. Questo è il telefono in standby con l'elenco di ciò che avete ricevuto. Come probabilmente avrete già visto nella vita, il BlackBerry Hub vi permette di unire quelli che sono tutti i vostri account, quindi Twitter, LinkedIn, Facebook e tutti gli account di posta possibili e immaginabili in un unico posto, no? Cioè in pratica in questo posto qui
hub, voi vedete tutte le notifiche, volendo però potete anche entrare poi in una delle aree separatamente, quindi per vedere la singola notifica di uno dei vostri account di posta o dei vostri account social. Con questo movimento orizzontale tornate invece alle applicazioni. Se volete telefonare con questo pulsante, vedete che attivate in pratica la lista dei vostri contatti, che vengono, quelli sono i miei contatti preferiti. Voi schiacciate, tenete premuto un contatto dalla lista dei preferiti, dalla lista di quelli composti, lo mettete nei preferiti e finisce là in cima. Non c'è il dialer T9, cioè il fatto che digitando un numero, pensando al nome della persona che volete chiamare, andate a cercare il numero di telefono. Questa cosa non c'è nel BlackBerry 10. Per vedere le impostazioni, vedete, abbassate dall'alto questa voce per entrare nelle impostazioni. Queste ad esempio sono le impostazioni del telefono. Vedete che io adesso in questo modo torno all'applicazione, sollevando in questo modo invece utilizzo il sistema di uscita dalle app, con cui poi posso tornare a scorrere le mie applicazioni del telefono. Altra caratteristica: quando il telefono è in standby potete accendere la fotocamera tenendo premuto questo tasto. La fotocamera, vedete, si attiva. Potete scegliere se utilizzare la fotocamera frontale, se utilizzare succede qui questa cosa, no? Se utilizzare la fotocamera frontale, se utilizzare la videocamera o scattare fotografie. La fotocamera è buona, devo dire che anche con i risultati al buio, assolutamente un prodotto da questo punto di vista ben fatto, con delle caratteristiche interessanti. C'è un pulsante, fatemi controllare che io non vi faccia vedere nulla di privato, un secondo, no, non c'è niente di disastroso. C'è il pulsante della ricerca generale, da questo pulsante vi faccio vedere dove lo trovate. Vedete qui sotto, quando voi attivate il telefono, in qualunque posto voi siate, avete l'accesso alla fotocamera, alla parte telefono e alla ricerca universale, no? Cliccando qua sopra cercate tutto quello che c'è dentro il telefono. Potete selezionare voi, tra l'altro, dove e come e quando cercare. Che altro dire? Vorrei farvi vedere un milione di altre cose, vorrei farvi vedere la chiamata video con il BlackBerry Messenger, ma non conosco nessun altro che ce l'abbia per mostrarvela. Però il problema, e qui vi dico adesso, arrivo a mostrarvi, poi magari scrivetemi voi, così in questi giorni cercherò di rispondere ai vostri specifici quesiti, scrivetemi voi su quello che secondo voi è importante conoscere. Ecco, vedete, ad esempio, sollevando qui dall'alto, non c'è un centro notifiche vero e proprio, però sollevando qui dall'alto potete vedere quelli che sono i comandi rapidi che sono messi a vostra disposizione. Quindi praticamente fuori dalle applicazioni accedete a questo menu per attivare e disattivare il wifi, la sveglia, e poi per entrare nel mondo delle impostazioni. A me diverte molto perché nel BlackBerry ci sono delle impostazioni che sono assolutamente criptiche. Io avrei bisogno di qualcuno messo dentro la scatola, che uscisse dalla scatola per dirmi: guarda, quella voce di menu lì serve a questa cosa, perché altrimenti sarebbe difficile da comprendere per chi insomma non ha pensato quella specifica funzione. C'è anche un'altra cosa strana che può essere che sia il mio telefono. Adesso però ve lo mostro questa cosa. Cioè, guardate, cioè, io ho quattro suonerie, credo che sia normale nel telefono. Cioè, guardate, io ho Apri, Radioso, Spirito e Spirito Zen. Poi posso sfogliare la mia musica, ma BlackBerry ha inserito quattro tonalità di chiamata nel proprio telefono. Ce ne sono molte di più in realtà, poi quando si tratta di andare a vedere le suonerie, le notifiche dei messaggi o delle email. Però questa cosa è un po' curiosa, insomma, che di avere quattro notifiche solo per insomma le chiamate in arrivo. Qual è il problema di questo telefono e perché vi dico che secondo me è indecente il prezzo che viene chiesto di 699 euro? E non cambierò idea molto facilmente, magari qualcuno di voi potrebbe non essere d'accordo, è il bello di avere pareri diversi sulle cose, perché questo telefono ha una batteria che ha una durata che è semplicemente ridicola. Io ieri domenica ho fatto un viaggio, sono salito in macchina, ho attaccato il telefono alle 8 e
quarto del mattino al Viva Voce. Ho viaggiato lungo un'autostrada, quindi non in una zona impervia con cambi continui di segnale o dentro un posto dove prendeva e non prendeva. Ho fatto circa 3 ore di viaggio con qualche telefonata, ma vi assicuro poche telefonate attaccate al Viva Voce. Sono arrivato a destinazione alle 12:10, cioè dopo 4 ore di viaggio, dopo 4 ore di batteria accesa, il mio telefono aveva un'autonomia del 50%. Capite che quando a mezzogiorno della vostra giornata lavorativa, e tra l'altro una giornata non intensa, con il telefono che ha avuto lo schermo quasi sempre spento, avete la batteria che arriva al 50% in 4 ore, vuol dire che questo telefono ha un problema di autonomia enorme. Ho dato un occhio, pensando magari di avere un prodotto difettoso, ho dato un occhio online a quelle che erano le prime reazioni della community dei fruitori di BlackBerry Z10 nei paesi in cui è già in vendita, quindi in Canada e negli Stati Uniti, e i pareri sono concordi: questa batteria è assolutamente insufficiente. La risposta del capo dello sviluppo di BlackBerry è che il BlackBerry sicuramente non è il miglior prodotto sul mercato in questo momento in quanto a durata di batteria, ma non è una priorità per gli sviluppatori in questo momento nel lavoro di miglioramento che si sta facendo della piattaforma 10. Qualcuno mi deve spiegare come sia possibile che un telefono che si propone come un telefono che è una via di mezzo tra l'utilizzo business e l'utilizzo leisure, quindi anche privato, quindi che prevede anche l'utilizzo di prodotti multimediali, dell'accensione di videoclip, dell'ascolto di musica, possa pensare di competere sul mercato attuale con una batteria che in 4 ore lascia il 50% della propria autonomia sul terreno. Vi dirò di più: il primo giorno in cui ho acceso il mio BlackBerry, ho messo anche una prova fotografica su diversi social network, ho acceso il BlackBerry alle 13, ho messo i dati dell'account, dei vari account, Twitter, Facebook, probabilmente è cominciata una sincronizzazione di tutti gli account con le rubriche. A quel punto il telefono era praticamente rovente e dopo 1 ora e 40 minuti era al 45% dell'autonomia, cioè in 1 ora e 40 minuti di lavoro del processore, vi ricordo un dual core da 1,5 giga, il telefono era al 45% di autonomia. Inaccettabile. Non si può pensare che un telefono che è stato sviluppato per 1,5 anni venga presentato sul mercato con le funzionalità, con le features soprattutto di un prodotto con cui lavorare, con una batteria di questo livello. Il secondo aspetto, che vabbè, quello però avrà una soluzione, però comunque lascia veramente interdetti, è che dopo 1,5 anni di sviluppo, 1,5 anni di lavoro, 1,5 anni di teasing, 1,5 anni di tutto quello che doveva esserci, se aprite l'App World è una specie di deserto dei tartari, sembra la particella di sodio, avete presente nella famosa acqua che urlava e che si sentiva da sola. Non c'è Instagram, non c'è Flipboard, non c'è Path, non ci sono applicazioni come TripAdvisor, non c'è Booking, non c'è Eurosport. Potrei andare avanti per ore ad elencarvi i prodotti che non ci sono. Trovate Facebook, trovate Twitter, trovate ovviamente Foursquare, che su BlackBerry aveva già una discreta popolarità, ma la stragrande maggioranza delle applicazioni più famose su tutte le altre piattaforme sono assenti. Quello che è stato detto all'inizio è che 70.000 applicazioni sarebbero state disponibili subito al momento del lancio. Guardate, per curiosità, quando trovate un negozio e trovate un BlackBerry Z10 attaccato e acceso, andate a vedere che applicazioni trovate. Il 90% sono inguardabili per come sono sviluppate e soprattutto sono totalmente inutili. Io di solito ho una moderazione grandissima nella valutazione dei prodotti, perché credo che ognuno sia libero di scegliere il proprio prodotto preferito. Qualcuno di voi magari preferisce andare in giro e telefonare con un ferro da stiro, cioè il bello della libertà, no? Però io vi devo mettere in guardia, perché da Mr. Gadget faccio quello, cioè provo e dico mi è piaciuto o non mi è piaciuto. Vi assicuro che il BlackBerry Z10 è il prodotto più disappointing, più fastidioso che io abbia provato negli ultimi anni, e forse l'ultimo prodotto che ricordo così fastidioso era un altro BlackBerry, era il 9790, che aveva tra l'altro grandi problemi di autonomia e addirittura che aveva la cover posteriore che si sbriciolava nel giro di pochi giorni. Qui non siamo al livello di un prodotto che si sbriciola, la cui cover si sbriciola nel giro di poco,
però fidatevi che se dopo questa recensione vorrete ancora acquistare un BlackBerry Z10, e allora vuol dire che siete veramente vicini a una forma di masochismo evidente. A me, personalmente, ripeto, è un parere personale, non è oggettivo, non c'è riscontro, è solo il mio parere, a me non piace.